Questo progetto nasce dall'idea di voler portare in scena uno spettacolo sulle donne e quindi ci è sembrato opportuno scegliere il mese e il giorno della ricorrenza contro la violenza sulle donne. Poi lo spettacolo però sarà il 24, Cioè, si susseguiranno in scena diverse donne che hanno diversi vissuti e ci presenteranno quella che è stata la loro, insomma, la loro esperienza, la loro violenza. Sono donne molto diverse tra di loro, ci sono pezzi scritti da noi stesse, quindi si alterneranno pezzi di musica, pezzi di danza, movimento creativo, insomma donne diverse che ci raccontano violenze differenti. Violenze psicologiche ma anche fisiche, per cui diverse esperienze, e anche i finali sono di queste donne sono abbastanza differenti l'uno dall'altro. Sì, diciamo, l'idea che accomuna più o meno tutte, perché poi dopo, insomma, se verrete, vedrete, è quello comunque di vedere poi una rinascita di queste donne. Quindi tutte avranno comunque il loro percorso, ma in qualche modo riusciranno poi a riprendere in mano la loro vita e a rivivere, a rinascere. E quindi è proprio questo il messaggio che noi vorremmo portare in scena. Perché oltre a raccontare le storie delle donne che violenza l'hanno subita, c'è anche un punto di vista di chi invece ha visto una persona subire violenza e come è chi violenza non la subisce, ma che comunque in qualche modo rientra nella vita anche di chi è intorno a queste persone. Okay. Allora, noi siamo i Drammanauti, vi aspettiamo il giorno 24 novembre al Sanice, al Centro Sociale Pertini. Vi aspettiamo numerosi, ovviamente.